strada. Dicevamo, 13ª giornata, in realtà è la penultima della prima fase. Sapete, il calendario ha subito dei rimescolamenti vari, dove ancora Battistella a recuperare il pack per il Milano, poi si libera in bello stile del marcatore e riparte, carica lo slap, va a trovare un bellissimo gol. Milano recupera un altro disco con Fabio Rigoni, a rimorchio Battistella, prende la mira e va la doppietta personale. E ancora una volta trova la spalla questa di Lucchini, che sta comunque giocando una bella partita. Non facciamo in tempo a finire la frase e arriva il gol di Capitan Banchero per il 3-0 rossoblu. Ederle, incrociano ancora Belcastro e Ederle e arriva la conclusione dalla distanza, questa volta sorpreso Belcastro, prende la mira e trova la rete, dilaga subito il Milano in questo primo tempo. Rinoceronte, ancora Banchero si gira, va in mezzo su Fabio Rigoni che trova il primo gol in campionato. No, c'è ancora Riccardo Pignatti, ricordiamo questa sera la novità in panchina, il classe 2005 Stefano Rebughini. Milano va subito in rete alla prima occasione nel secondo tempo, non è perfetto, intercettato in un primo momento da Capacchietti, poi riparte Milano ancora con lo stesso Bellini che guarda in mezzo, c'è Ferrari, mette a sedere Barone e Sironi. Sironi perde il duello con Rigoni, Battistella, Ronco, Ronco, conclude, segna. Mancava la rete di Luca Ronco in angolo. C'è spazio per Ciocca Rigoni che serve Banchero per il più facile degli appoggi a rete. 10-0 Milano, l'ingresso del terzo blocco rosso-blu, Zagni in mezzo per la rete di Battistella che trova la sua prima tripletta in maglia meneghina. Al termine dell'incontro Belcastro allarga ancora su Bellini, si incrocia con Ferrari, Ferrari prova il numero e gli riesce, che poi smista nuovamente su Battistella che non ci pensa su due volte per andare su Fabio Rigoni che si concede un numero sotto misura a depositare il pack sotto la traversa per il 13-0. Non passa questa volta il disco nello slot, nel traffico Piacenza la meglio, prova a ripartire, c'è spazio, c'è Vezzoli tutto solo davanti a Rebughini, Vezzoli, la rete di Piacenza. Rigoni che poi torna su di lui in maniera più efficace, Ferrari va ancora a recuperare nell'angolo, va su Bellini, nuovamente Ferrari che trova un'altra rete di rovescio, ottimamente imbeccato da Bellini, 14-1, gol del Cobra. Ancora Milano in balaustra, Zagni allunga su Caletti, Zagni e la rete anche di Chris Zagni, mancava anche lui all'appello ed è il primo gol in campionato per Chris Zagni di Gambale. Mette ordine Banchero, usa la balaustra per andare su Zagni, nuovamente per Banchero che ha spazio per concludere e trovare l'ennesima rete rosso-blu.